Ecco oggi un'altra parabola, quella del Padre Misericordioso, la terza di questi ultimi giorni, che delinea gli effetti della falsa libertà, il peccato e la sofferenza del cuore. La povertà del figlio minore non è solo esteriore, ma prima di tutto interiore. Il male ci illude con un piacere immediato che molto rapidamente diventa passeggero e non capace di riempire il cuore umano. Cosa possiamo dire invece dal secondo figlio che non si era allontanato dalla casa del padre? Egli si sentiva schiavo dentro la casa e non riusciva a capire l'amore che il padre nutriva per lui. Il fratello maggiore è sempre stato bravo, si è sforzato sempre di non sbagliare e per questo motivo non conosceva la misericordia del padre. Le sue parole sul fratello mettono a nudo il suo risentimento e la sua invidia. Adesso passiamo a noi e alla nostra relazione con Dio. Con quali dei due fratelli ci identifichiamo? Potremmo scoprire di identificarci con tutti e due nelle varie circostanze della vita. Comunque sia, non è importante ciò che siamo noi, ma ciò che l'amore misericordioso di Dio ci fa diventare. Non smettiamo mai di credere nella grande misericordia del nostro Dio.